Delirio di Savoini. lo sapevo Elio, mi fa piacere che l'hai sentito. Vedi che l'ho beccato al volo. Savoini, hai detto l'unica cosa giusta che condivido è il fatto che l'Inter ha sbagliato nella persona del Presidente ad accettare quello scudetto. Io questo l'ho detto praticamente subito. È vero. Non ho mai voluto quello scudetto, non l'ho mai considerato uno scudetto. Per cui questa è l'unica cosa esatta che hai detto, il resto sono tutte fandonie, scusami, perché ma non sono ha vinto... delle sacrosante bugie. Perché? Che cosa vuol perché? Dire? L'Inter il 4 settembre... Gianluca, aspetta, fa parlare Elio, perché allora... ha il diritto di argomentare. Certo. Allora, prego Elio. I quattro scudetti successivi che sono stati vinti sul campo come i due precedenti della Juve che ha vinto sul campo. Ma... E cioè questo non c'è niente da dire, sono stati vinti sul campo, come sul campo è stata vinta la Champion, pur considerando magari qualche qualche circostanza fortunata, come tutto come sempre accade nel calcio. Come vulcano Ilia Fialla Iecu, ecco. Come vulcano Ilia Fialla Iecu, me lo ricordo benissimo, un nome indimenticabile. Vulcano, però vabbè, questo è un dettaglio, una piccola provocazione. Elio, quello che vorrei chiedere a te in questo caso è, adesso al di là di quanto è passato, Palazzi, il procuratore Palazzi, oggi, che relazione potrebbe dare, potrebbe rimettere in discussione, secondo te che cosa potrebbe avviare un'eventuale posizione, un'eventuale relazione del procuratore Palazzi portata a una revoca di quello scudetto all'Inter? Che cosa potrebbe accadere? Guarda, io dico una cosa solo, il mondo del calcio ormai la credibilità è andata a farsi fottere, perché non è più credibile il calcio italiano, non è più credibile tanto per gli scandali che si susseguono uno dopo l'altro, a cominciare dal primo calcio a scommesse di 30 anni fa, arrivare a Calciopoli, arrivare anche su Calciopoli, basta, ma non parliamone più di Calciopoli. E ormai è tutto trito e ritrito, aspettiamo che i giudici di Napoli emettano la sentenza, dopodiché commenteremo e valuteremo. Che scenari... Basta con questa storia di Calciopoli e la Juve poverina vuole farla passare da vittima. Se fosse stata innocente, come io credo, la squadra innocente. Non dire quello che sei per dire. Ma i dirigenti non innocenti. Perché uno che si becca 5 anni con radiazione che è stata data in prima sentenza, vuol dire che comunque c'è sotto, con no, i due designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, con alcuni arbitri coinvolti, quindi qualcosa c'è. Voi della Juventus smettetela di fare le vittime. No, allora parliamone, fermi, non parlate uno per ora che non si capisce nulla. Bisogna parlarne, altro che stare zitti. Ma io non bisogna parlare, perché tanto gli argomenti sono sempre gli stessi. No, gli argomenti sono sempre gli stessi. E io non ne voglio più parlare, scusami, non mi interessa neanche. Scusami Elio, tu sei una persona intellettualmente onesta e questo ti è sempre stato riconosciuto, però non possiamo nascondere quello che è stato fatto a livello mediatico in quella drammatica estate del 2006 e poi anche dopo. Non si è voluto fare una sorta di riparazione visto che sono venute fuori cose che sono state volutamente nascoste. Questa è la cosa drammatica, sono state volutamente nascoste delle intercettazioni. No, lo scandalo vero non è nemmeno Nemoggi né Giraudo, lo scandalo vero è Franco Carraro, giusto? Quello è lo scandalo. Perché? Se lo guarda caso, la disciplinare praticamente lo ha multato con 80.000 euro. Euro lo ha credo, ma neanche squalificato, adesso non ricordo perché sono passato per... e questo individuo gli è stata annullata anche la pecunia ed è niente poco di meno che a rappresentare la Federcalcio all'UEFA. Ma questi sono gli scandali del calcio italiano. Ma non veniamo, ma l'Inter può avere la colpa di aver accettato uno scudetto, ripeto, colpa sacrosanta del signor Moratti, perché io ho sempre detto e sostenuto che avrebbe fatto una bellissima figura e ne sarebbe uscito alla grande, davvero, come dire, non colpevole di nulla se quello scudetto l'avesse rimesso nelle mani di colui che gliel'ha dato.
fatene quello che volete di quello scudetto, a me non interessa. Allora, il vero scandalo è il signor Franco Carraro, ragazzi. Salvatore, no, non scherziamo. Io volevo, perché Elio giustamente è un giornalista attendibile, nel senso che mi ha sempre dato, diciamo, quando le cose le deve dire le dice. Allora, però non Elio, puoi, un ascoltatore su Facebook ti accusa di, no, di non aver voluto né Mourinho né Snyder, è un'intervista, allora, tra l'altro. E allora, proprio per questo, proprio per quanto devi detto, ecco, proprio per quanto detto e anticipato, io non mi aspetterei mai da uno come Elio che dice qualcosa c'era sotto. Allora, queste sono cose che possiamo lasciare dire al bar. Noi invece dobbiamo argomentare, approfondire e far capire anche alle persone, perché la vicenda a Calciopoli, caro Ele, è una vicenda che si nutre di luoghi comuni, è una vicenda che si nutre di leggende, è una vicenda che si nutre di abiti negli spogliatoi quando sequestrati, quando non ci sono mai stati sequestri. È una vicenda che si nutre di telefonate tra Moggi e Cannavaro quando non ci sono mai state telefonate Moggi e Cannavaro. È una vicenda che si nutre di tutta una serie di leggende metropolitane che sono causate proprio dalla mancanza di approfondimento su certi temi. Quando tu dici basta Calciopoli, basta Calciopoli, allora perché Calciopoli nasce e prolifera dal 2006 e del 2007 e degli anni successivi sulla superficialità da parte dei grandi media nell'affrontare certe cose. Capito qual è il problema? Perché se non fosse stato superficiale nel 2006 e dei media italiani. Beh, Elio, certamente il ruolo dei media nel 2006 è stato un ruolo importantissimo. Adesso, senza fare i nomi di testate, ma tutte le più importanti testate, soprattutto quelle che non erano dal punto di vista, diciamo, dell'azionariato indipendenti, sono state tutte quante, tra virgolette, in prima linea a creare un certo tipo di questo non c'è dubbio. Questo significa che allora bisogna parlarne di Calciopoli, perché? Sì, perché è solamente parlandone che si riesce a modificare il quadro. Io sono d'accordo. Allora, sul banco degli imputati ci deve andare la stampa italiana, i media italiani. Allora mi sta bene, allora facciamo il processo ai media italiani, che hanno da un'indiscrezione, da alcune intercettazioni, come poi hanno montato una cosa stratosferica. E naturalmente quando si gonfiano le notizie poi dopo ci va dentro anche tanta leggenda, e io su questo posso essere d'accordo, no? Certo, e quindi certo. si devono condannare, ma da qui a dire, ad addossare tutte le colpe perché ha accettato uno scudetto e che lì l'anima nera del calcio italiano, non l'abbiamo fatto, io su assolutamente questo, no, non è questo il nostro intento, assolutamente non è assolutamente l'argomento della discussione, perché giustamente l'Inter io sono d'accordo con te, secondo me non doveva accettarlo e probabilmente ancora in tempo oggi farebbe ancora in tempo oggi a dire, prima che magari ci sia un provvedimento di revoca, correggimi, secondo me è ancora in tempo oggi. Ma questa è sempre stata la mia teoria, la mia tesi. Io ho sempre manifestato questo pensiero. Io quello scudetto lì a me non interessa, non lo voglio, non è stato vinto sul campo. Di quello scudetto non me ne frega niente. Allora, in base a Calciopoli, in base alle sentenze della Fede che ha fatto la disciplinare, la commissione, eccetera, quello scudetto lì se lo riprenda la Federcalcio e ne faccia quello che vuole. Peccato che non sei Moratti, però. Però Elio lo conosci, puoi chiamare. Fagli una telefonata, Elio. Non avvengono queste cose, non Elio, sei Moratti. Elio, io ti ringrazio per essere stato con noi, perché il tuo parere è sempre autorevole in quanto grande giornalista sportivo. Io ringrazio voi.